Non si accende la brace, dobbiamo muoverci, prendiamo un attimo una bottiglia d'alcol e proviamo ad accenderla. Che cosa vuoi che possa mai succedere? In realtà è successo l'inferno. Ogni anno c'è un picco a ridosso di Pasquetta proprio perché le persone vanno a festeggiare la Pasquetta e banalmente con un gesto per accendere una brace con l'alcol si ustionano facilmente. L'alcol deve essere bandito dalle case perché è una delle cause fondamentali delle ustioni. Il fuoco non brucia solo la tua pelle, non brucia solo i tuoi muscoli, ma brucia i minuti, le ore, brucia i giorni, gli anni, i sogni, i progetti di una vita. Fare quel gesto è l'inferno. La data è il 17 aprile 2006. Non si accende la brace, dobbiamo muoverci, prendiamo un attimo una bottiglia d'alcol e proviamo ad accenderla. Che cosa vuoi che possa mai succedere? In realtà è successo l'inferno. Sono stata dal 17 aprile 2006 a maggio 2007 nel centro ustioni. Uscita da lì è iniziato un secondo inferno, perché ci sono le cicatrici, perché sono stata un anno immobile, perché ho dovuto riadattarmi, reinventarmi, riaccettarmi. Ho dovuto lavorare su me stessa fisicamente, psicologicamente, quindi in realtà l'ustione è l'inferno. Ci troviamo nella terapia intensiva dei grandi ustionati. Abbiamo dei pazienti ustionati, la cui ustione interessa più del 20% della superficie corporea. Hanno riportato vari tipi di ustione date da fiamma, ma soprattutto da ritorno di fiamma. La fiammata di ritorno viene prodotta con un gesto, schiacciando la bottiglia di alcol che è di plastica, si lascia, quindi riprende l'ossigeno e la bottiglia scoppia. Quindi le conseguenze possono essere anche mortali? Sì, non è che la fiamma rimane circoscritta, dipende anche dagli abiti sintetici se riescono a spegnersi subito. Ogni anno c'è un picco a ridosso di Pasquetta proprio perché le persone vanno a festeggiare la Pasquetta e banalmente con un gesto per accendere una brace con l'alcol si ustionano facilmente. Fare quel gesto è l'inferno. Bisogna conoscere il mondo dell'ustione, bisogna conoscere l'inferno nel quale si può cadere. Non bisogna mai pensare a te non accadrà mai. La vita è imprevedibile e soprattutto il fuoco è un qualcosa che non puoi controllare. L'alcol deve essere bandito dalle case perché è una delle cause fondamentali delle ustioni. Esistono tantissime presidi che possono permettere l'accensione di un fuoco, quindi l'alcol non serve a nulla. Il fuoco non brucia solo la tua pelle, non brucia solo i tuoi muscoli, ma brucia i minuti, le ore, brucia i giorni, gli anni, i sogni, i progetti di una vita, ma di tutte le persone che ti sono intorno. Ho subito tante altre operazioni nel corso degli anni, non solo della pelle ma anche delle articolazioni, perché comunque stando un anno immobile mi sono bloccate tutte le articolazioni. Ho dovuto lavorare sulla pelle, sui muscoli, sulle ossa, sulla testa, su tutto. La cute è un organo che va a ricoprire il corpo. Nel momento in cui ha subito dei danni deve essere rimosso. Questa rimozione implica che viene sostituito con altra cute presa dalle zone integre. Questo comporta anche degli esiti cicatriziali molto deturpanti. Il paziente poi deve affrontare delle situazioni molto, anche da un punto di vista sociale, importanti. Ci sono domande che hanno 18 anni ormai che non hanno risposta. Perché l'hai fatto? Perché è successo? Potrei dire perché in quel momento non ci ho pensato, perché mi hanno chiesto di farlo, perché pensavo fosse un attimo o che a me non poteva capitare. La verità assoluta, secondo me, è perché in quel momento io non ho acceso il cervello. Ce l'ho fatta, ma non grazie a me, grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato. Adesso aspetto un bimbo e sono di nuovo qua, il cerchio si chiude qui al Cardarelli con persone fantastiche. Sono tornata a casa perché poi stare tanti mesi in un reparto di sofferenza, di dolore, di inferno, alla fine ti senti a casa con le persone che ti sono vicino.